Bella raga dal vostro grande Capitan Napoli, benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto dico, chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale e fate i bravi guaglioni. Meno due all'importantissima sfida d'andata degli ottavi di Europa League tra Napoli e Zurigo, che ovviamente si giocherà giovedì sera alle ore 21 allo Stadio San Paolo. Ripartiamo dopo la sfortunatissima partita contro la Juventus di domenica con grinta e determinazione. Lorenzo Insigne, da capitano, dopo le lacrime, si è scusato. È bello, bello, bello carico per rifarsi proprio giovedì in Europa League. Ci saranno molto probabilmente dei cambi, probabilmente ci sarà un ballottaggio tra Kikares e Maksimovic e un ballottaggio tra Isai Gulam. Secondo me ci potrebbe essere anche un ballottaggio tra Calejón, Aunas, Zielinski sulle fasce e Verdi, ma dubito fortemente. Secondo me, Ancelotti molto probabilmente in Europa League, visto che oramai lo scudetto è andato e siamo quasi sicuri di fare la prossima Champions League perché abbiamo 12 punti di vantaggio sulla quinta della Roma, molto probabilmente. Secondo me, scusate, farà giocare assolutamente la formazione titolare, la migliore in assoluto, perché appunto lo Zurigo, scusatemi, il Salisburgo, Napoli eliminato, lo Zurigo ai sedicesimi, adesso agli ottavi col Salisburgo. Il Salisburgo si è arrivato, scusatemi, fino ad adesso qualche valore ce l'ha e quindi non è assolutamente un avversario da sottovalutare, perché se il Napoli dovesse superare anche lo scoglio Salisburgo, diventerebbe un'Europa League molto 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 interessante, perché se passasse il turno saremmo addirittura ai quarti di finale. Dopo i quarti di finale chiunque incontri non è più paura di nessuno, perché coi quarti ti giochi l'accesso alla semifinale, praticamente sei alla fine. Sono molto fiducioso, fino a ieri sera hanno già venduto 23-25 mila biglietti. Bisogna vedere dei mini abbonamenti quanti ne hanno venduto. Molto probabilmente ci saranno giovedì sera tra i 40 e i 45 mila spettatori. La probabile formazione potrebbe essere con Meret in porta, fiducia Meret, due difensori centrali, potrebbero essere Kikres che affiancherà Koulibaly. A destra, secondo me, verrà riconfermato Malcuit. Sosteniamo questo ragazzo, un errore può capitare. Sosteniamolo, sosteniamolo, non fischiamolo, è sbagliatissimo. A sinistra, probabilmente giocherà Goulin. I due centrali, secondo me, non dovrebbero cambiare Fabian Ruiz, Alan. Sugli esterni dovrebbero essere riconfermati sia Calejón e sia Zielinski, ma non mi stupirei se giocassero a sinistra esterno Aunas e esterno a destra Verdi. In attacco molto probabilmente ci sarà l'attacco Insigne Milik, quindi ripartiamo alla grande dal vostro grande Capitan Napoli. Cerchiamo, se già ce la facciamo, di ipotecare già il passaggio di turno ai quarti già all'andata, cioè cercare di fare addirittura più di un gol. La cosa importante è non subire gol in casa. Un ottimo, un grande risultato sarebbe vincere in casa. Ci metterei la firma un bel 2-0. Col 2-0 al ritorno loro dovrebbero fartene 3 e quindi tu al ritorno basta che giochi bene in difesa. Se fai un gol in ritorno, dopo loro ne devono fare 4. Vi auguro come sempre un buon proseguimento di giornata del vostro grande Capitan Napoli. Sempre un ringraziamento a tutti quelli che continuamente si stanno iscrivendo al mio canale. Il nostro canale è bellissimo, sta crescendo sempre sempre di più, e ricordo a chi non si è iscritto al mio canale di iscriversi al mio canale. Mettete un bel like a questo video, seguitemi su Facebook, pagina Facebook Capitan Napoli esperto di calcio, Twitter Capitan Napoli esperto di calcio e anche su Instagram semplicemente Capitan Napoli. Sempre comunque solo forza Napoli, nella gioia nel dolore ti amerò sempre Napoli. Ciao.